Il futuro assetto del presidio sanitario di Popoli è stato al centro di un tavolo di lavoro che ha visto confrontarsi il presidente della Giunta regionale Luciano D'Alfonso, il direttore generale della ASL di Pescara Armando Mancini, il deputato Antonio Castricone e il consigliere regionale Alberto Balducci. A seguito del processo di riconversione, l'ospedale di Popoli risulterà costituito dalle unità di riabilitazione intensiva dedicata al trattamento specifico di postumi di patologie cardiologiche, respiratorie ed ortopediche post-chirurgiche e riabilitazione nutrizionale 40 posti letto e dell'unità post-acuzie di alta specialità per gravi cerebrolesioni acquisite 30 posti letto. Entro il 2016 partiranno gli studi per la messa in sicurezza della struttura rispetto al rischio sismico, mentre entro il 2017 si darà il via alla gara per gli interventi legati all'adeguamento alla normativa antincendio. Infine, per l'adeguamento dei posti letto dedicati alle gravi cerebropatie acquisite, è a disposizione circa 1 milione di euro per lavori che sono stati già appaltati. Il presidente della Giunta regionale D'Alfonso, dal canto suo, ha confermato la volontà di far approvare in tempi brevi una specifica delibera di giunta per ciascuno dei presidi sanitari in cui ricomprendere il cronoprogramma degli interventi necessari per la loro piena funzionalità.